direi che il risultato finale di questa prima iniziativa è stato ottimale, perché comunque sia abbiamo raccolto 1.180 euro e oggi finalmente vediamo anche il risultato di questa raccolta fondi, perché siamo andati a prendere i viveri che abbiamo comprato e che oggi arrivano fisicamente in sede di Croce Rossa. L'idea era nata sui social network, nello specifico sul gruppo Facebook 6 di Arezzo Se, il più numeroso della provincia, che oggi conta oltre 35.000 membri. Il pomeriggio ero qui in sede per altre questioni mie di servizio e parlando con la responsabile dei viveri e della gestione delle famiglie indigenti mi diceva che il numero delle famiglie è triplicato dopo il Covid. E quindi parlando un po' così ho detto: ma perché non facciamo qualcosa che possa aiutare Croce Rossa ad aiutare queste famiglie? E quindi ne ho parlato con gli altri membri del gruppo 6 d'Arezzo Se e sono venute fuori un po' di idee e abbiamo creato questa raccolta fondi. L'idea si è così concretizzata in un banco al mercatino delle Pulci con quanto donato dagli stessi membri. Piccolo contributo anche come esempio, che con poco, perché alla fine chi ha dato cose che comunque non sono state un peso, chi ha comprato alla fine ha speso dai 2 a 5 euro, quindi è stata una cosa che alla fine è venuta fuori da sé anche gratuitamente, insomma, senza dover impegnare finanze. Quanto raccolto è stato destinato alla Croce Rossa di Arezzo. Con il ricavato sono stati infatti comprati generi alimentari che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Aumenta sempre di più, non accenna a diminuire, siamo arrivati ad oltre 160 nuclei familiari, in parecchi di questi nuclei ci sono minori e un aiuto di questo genere ci permette di continuare a dare risposte a chi in questo momento sta attraversando un periodo di difficoltà. È la dimostrazione chiara che gli aretini hanno un grande cuore e soprattutto che i gruppi social possono essere utilizzati anche per degli scopi importanti come questo.